Ciao ragazzi. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Giovanni, un drink per favore. Subito chiedo. Ti ho scelto? Sì. Perché vuole tornare a Gerusalemme? La cosa non mi convince affatto. Cosa potranno mai farci? Dopotutto il popolo stravede per Gesù. Giuda, secondo me non è il caso di tornare là. È strano, più conosco Gesù e più credo di non riuscire a capire cosa voglia da noi. E non sei solo. Andiamo. Ci parla di un regno che non c'è, di perdono senza misure, ci chiede di amare i nemici. Ma come si fa ad amare un nemico? Eppure dentro di me sento qualcosa che non riesco a spiegare. Sento come un fuoco che brucia. Mi hai sedotto e non mi sono posto. Sedotto ed avvolto nel tuo amore, ero giovane e matto, hai scacciato via da me le mie paure. Ti ho creduto, ho accettato di essere tuo. Da quel giorno tu mi tieni stretto a te. Sono diventato oggetto di veleni e falsità e ho pensato di fuggire via da te. Ma tu, Signore, sei al mio fianco. Secondo te, Pietro, potremmo capire Dio fino in fondo? Se non fosse veramente figlio di Dio. Come? Dopotutto, è un uomo come noi. Dite la verità, anche voi vi aspettavate un messia diverso. Tutti noi ci aspettavamo un liberatore che avrebbe combattuto contro i romani. Cosa dici, Giuda? Sono quasi 3 anni che stiamo con lui. Ancora non ti fidi. Sono confuso, ragazzi, perdonatemi. Ma la vita felice che ci aveva promesso, dov'è? Io
Non so se ce la farò ad arrivare dove vorrei. Vorrei essere più forte, avere più fede. Giuda ci ha dimostrato in tanti modi che ci vuole bene. Non lo possiamo abbandonare. Tu parli bene, sei il preferito di Gesù. A te dice sempre tutto, vero? No, non sono io il preferito di Gesù. A me dice sempre che sono un testone, che non capisco. Il preferito di Gesù è Giovanni. Come, scusa, Pietro? A me sembra che ha detto queste parole proprio a te. Su te, che sei pietra, edificherò la mia chiesa. Secondo me, perché ha capito che con una testa così dura, le fondamenta della chiesa sarebbero salde. Comunque, amici miei, la cruda verità è che noi non sappiamo nulla di questo Gesù. Sono quasi 3 anni che gli stiamo dietro, eppure lui è sempre così misterioso. Verrò a Gerusalemme con te. No, mamma.
il destino che mi tenne lì è soltanto il mio. Ti ricordi cosa disse quel vecchio a tempi? Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Mai dimenticai quelle parole dall'oscuro significato. Mai riuscii a capire a cosa il Signore mi chiamava. Mamma, è questa l'ora in cui la profezia si avvererà. È meglio per te che tu rimanga qui. Non sopporterei di vederti soffrire. Ogni volta che ci rendiamo conto che sta crescendo, ogni volta che può fare a meno di noi, noi moriamo un po' dentro. Proprio perché ci rendiamo conto che a breve non avranno più bisogno di noi. E noi che vorremmo che rimanessero sempre tra le nostre braccia e che corressero verso di noi alla prima difficoltà. Ma perché questo dolore è così forte? È perché sono parte di noi. Sono un pezzo del nostro corpo che si stacca da noi dopo che per 9 mesi li abbiamo cullati dentro, dopo che per tanti mesi li abbiamo voluti, sognati, attesi, desiderati. Sono parte della nostra anima, si nutrono di noi e poi si staccano, lasciando una ferita aperta. Sì, hai ragione. Una parte di noi. E pensare che arrivano anche a dimenticarsi di chi li ha messi al mondo. No, non dire così. Se non si staccassero da noi, come imparerebbero a volare? Se rimanessero sempre legati a noi, come imparerebbero a camminare, a puntare in alto, a intraprendere la strada dei loro sogni? Come imparerebbero a vivere? Ricordo ancora quando ricevetti la notizia, come fosse ieri. Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese conosci l'estate, volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò e come quando si prega, ed alla fine di ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti
per ridarmi al presente. Sbagliati l'immagine spinse il colore. Non fare finta di non avermi visto. Dammi da bere. Come hai detto, scusa? Ma tu non sei un giudeo? E chiedi da bere a me, che sono samaritana. Sai benissimo che preferirei tirartela addosso piuttosto che darti da bere. Che non si dica in giro che una donna samaritana ha dato da bere a un giudeo. Magari si dicesse solo questo di te in giro. E invece sono molte le voci che circolano sul tuo conto. E poi... Se conoscessi il dono che oggi il Signore ti fa e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene chiederesti in abbondanza. Come potresti darmi tu da bere se non possiedi neanche lo strumento per attingere l'acqua? Ti credi forse superiore al nostro Dio che ci dona l'acqua per vivere? Ma se proprio insisti, fammi vedere come fai a tirarla su. Se continui a bere soltanto l'acqua del pozzo, avrai sempre sete. Ma se berrai l'acqua che io ti darò, la tua sete sarà estinta per sempre. Se davvero possiedi questa magica acqua, ti prego dammene, perché sono stanca di venire 3 volte al giorno a prendere l'acqua da questo pozzo, neanche fosse dietro l'angolo. Sai, comincio ad avere una certa età e sono stanca di questa vita. Vai a chiamare tuo marito e torna insieme a lui. Non ho un marito. Allora sono vere le voci su di te. E ti dirò di più. Tu infatti hai avuto 5 mariti. E l'uomo con il quale convivi adesso non è tuo marito. Che farai? Mi denuncerai? Io sono Dio. Venuto a liberare l'uomo dalla sua schiavitù. Non vengo per giudicare, ma per perdonare. Che ora scorre in me, Gesù.
Sarei pronto a morire. Invece ti dico che appena sentirai cantare il gallo, ti accorgerai di aver negato di conoscermi per 3 volte. Conosco il mio cuore. So che non lo farò mai. Dico questo perché è giunto il tempo del regno delle tenebre. L'impero di Satana avrà sopravvento su quello della luce, ma sarà solo per poco tempo, perché il figlio di Dio risorgerà, distruggendo la morte per sempre e portando tutta l'umanità nella gloria del Padre. Il popolo di Israele dai Romani, e lo avrebbe fatto con la spada, non con le parole. Ma quanto pensi che durerà prima che i Romani vengano ad ucciderti? E tu vuoi fare la sua stessa fine? O forse sei così coraggiosa da non avere paura della morte? Basta! Vattene! Io so cosa ho scelto. Ho scelto lui. Non basta scegliere. Bisogna anche valutare la scelta. Vedere chi è il più forte nella vita e mettersi dalla sua parte. Ricordati, Giuda, che il cuore sbaglia, non va mai seguito. Non seguire il tuo cuore perché esso ti ingannerà. Non è vero. Altrimenti l'avrei già capito. E poi, se fosse come dici tu, allora sarebbe meglio stare con i Romani, visto che sono i più forti. E allora, vai con i Romani, chi te lo vieta? Io non metto divieti a nessuno, perché l'uomo è libero di fare quello che vuole. Io non castro l'uomo, non lo rendo schiavo di una scelta per sempre. Se Dio esistesse veramente, non avrebbe permesso che il suo popolo soffrisse così. Dio non vuole che il suo popolo soffra. Anche in passato noi ebrei eravamo schiavi, e Dio ci ha liberati mandando Mosè. Mosè! Mosè! Giuda, non curarti della storia! È solo una massa di racconti inventati, dei quali non saprai mai quali sono veri e quali falsi. La storia non ci insegna nulla, perché tanto l'uomo farà sempre gli stessi errori. Guarda il presente, guarda la tua vita. Sei solo e rimarrai solo. Nessuno ti vorrà più vicino perché sei suo amico. Abbandonalo prima che sia troppo tardi. Dove sta la verità? Te l'ha detta lui stesso. Sei libero e allora scegli o lui o contro di lui. Ma sono 3 anni che sto con lui. Come posso abbandonarlo adesso? E che cosa avrà fatto mai di così speciale in questi 3 anni? Ha forse salvato il mondo?
nemmeno lui si cura più di voi, come anche il vostro Dio. Dio vi ha abbandonato perché siete una massa di peccatori inutili. Chi ti dice che da qui a domani non manderà un altro diluvio che vi ucciderà tutti? E allora, perché non godersi la vita? Non fare oggi quello che ti va di fare, invece di rimandare o addirittura rinunciare per paura della punizione di Dio? Forse potrei aiutare Gesù a salvare il popolo dai Romani. Magari presentandolo al sommo sacerdote. Forse, d'accordo con lui, farà qualcosa contro i Romani. E finalmente inizieremo la rivolta. Ecco, bravo. Portalo dal sommo sacerdote. Vedrai che lui ti ricompenserà. Ma tu chi sei? Perché mi parli così? Io sono un angelo. Un angelo di Dio. Più o meno. Mandato da te per aprirti gli occhi e mostrarti la verità. Dici che il sommo sacerdote mi ricompenserà se mi faccio conoscere Gesù? Oh, sì, certo. Perché lui vuole conoscerlo da tanto tempo, ma non riesce mai ad incontrarlo. E poi sarai famoso agli occhi del popolo come colui che ha aiutato i capi del popolo ad iniziare la rivolta contro i Romani. Verrai ricordato da tutti. Sarai grande e tutti grideranno il tuo nome. Giuda! 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 Giuda, non viene a sederti con noi? Cosa? Sì, sì, vengo subito. Giuda, i tuoi occhi sono spenti. Il tuo cuore ha ceduto alle paure di Satana. Non vedo più l'amore dentro di te. Solamente l'amore avrebbe potuto salvarti dalle sue mani. Ma non temere, non tutto è perduto. Ho ancora una carta da giocare. Non ti lascerò in mano sua. Se il tuo amore non è bastato a farti restare con me, io ti darò il mio, tutto quello che ho, per strapparti dalle sue grinfie e riportarti al padre. Di cosa parli? Non capisco. Giuda, lo sai benissimo. Non mentire anche tu ora. Il mondo non si salverà con la violenza. Non si salverà con la guerra. Solo la pace, solo il perdono, solo l'amore possono salvare l'universo intero. Forte come la morte, l'amore. Forte come la morte, ricorda. L'amore non avrà mai fine perché l'amore tutto vince. Anche il peccato, anche la morte, anche Satana. Non ti credo. Solo con la spada il nostro popolo sarà liberato. E allora io sarò ricordato da tutti. Giuda! La tua mente offuscata al diavolo. Anche se parlassi per ora, il tuo cuore non comprenderebbe. Satana lo chiuse immediatamente. Ma ricorda una cosa. Nulla può il diavolo di fronte alla volontà dell'uomo. Perché se Satana nel bene, il male non può scappirlo. Quindi la tua colpa rimane. Perché tu hai permesso a Satana di vincere. Tu lo hai voluto nel profondo del tuo cuore. Satana, hai vinto. Sì, e è tu. Mio. Sono mio. Tutto mio. Hai visto come so scegliere bene i miei polli? Attento, Gesù. Uno ad uno mi prenderai tutti. Quello che devi fare, fallo presto.